Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi con le tue braccia, per chiederti con lo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 17, 2 agosto 1925. Stavo pregando e fondendomi nel santo volere divino, volevo girare dappertutto, fin nell'empireo, per trovare quel ti amo supremo che non è soggetto a nessuna interruzione. Vorrei farlo mio affinché anch'io avessi un ti amo non mai interrotto, che potesse fare eco al Ti amo eterno. E possedendo in me la sorgente del vero Ti amo, potessi avere un Ti amo per tutti, per ciascuno, per ogni moto, per ogni atto, per ogni respiro, per ogni palpito, per ogni Ti amo dello stesso Gesù. E mentre mi pareva di giungere nel seno dell'Eterno, facendo mio il loro Ti amo, andavo ripetendo dappertutto e sopra ciascuna cosa una cantilena di ti amo per il mio supremo Signore. Ora, mentre ciò facevo, il mio pensiero ha interrotto il mio ti amo dicendomi: che fai? Potresti fare altro. E poi, che cosa, che granché è questo ti amo? Ed il mio dolce Gesù, muovendosi come in fretta nel mio interno, mi ha detto: che cosa, che granché è il ti amo per me? Figlia mia, il ti amo è tutto. Il ti amo è amore, è venerazione, è stima, è eroismo, è sacrificio, è fiducia verso a chi è diretto il ti amo. Il ti amo è possedere colui che racchiude il ti amo. Il ti amo è una parola piccola, ma pesa quanto pesa tutta l'eternità. Il ti amo racchiude tutto, coinvolge tutti, si diffonde, si stringe,
Si eleva in alto, scende fin nel basso, si imprime dovunque, ma mai si arresta. Come, figlia mia, che granché è il ti amo? La sua origine è eterna. Nel ti amo il Padre Celeste mi generò, e nel ti amo procedette lo Spirito Santo. Nel ti amo il Fiat Eterno uscì la creazione tutta, e nel ti amo perdonò l'uomo colpevole e lo redense, sicché nel ti amo l'anima trova tutto in Dio, e Dio trova tutto nell'anima. Perciò il valore del ti amo è infinito, è pieno di vita, di energia, non si stanca mai, supera tutto e trionfa di tutto. Quindi voglio vederlo questo ti amo per me sul tuo labbro, nel tuo cuore, nel volo dei tuoi pensieri, nelle gocce del tuo sangue, nelle pene e nelle gioie, nel cibo che prendi, in tutto. La vita del mio ti amo deve essere lunga, lunga in te. Ed il mio fiat che regna in te ti metterà il suggello del ti amo divino. Dopo ciò, innanzi alla mia mente si è presentato ad un punto altissimo un sole. La sua luce era inaccessibile. Dal centro di esso uscivano continue fiammelle contenendo ciascuna un ti amo. E come uscivano si mettevano come in ordine intorno a questa luce inaccessibile. Però queste fiammelle restavano come legate da un filo di luce, da quella luce inaccessibile che alimentava la vita di quelle fiammelle. Queste fiammelle erano tante che riempivano cielo e terra. Mi pareva di vedere il nostro Dio come principio e origine di tutto. E le fiammelle, la creazione tutta, come parto divino e di puro amore. Anch'io ero una piccola fiammella ed il mio dolce Gesù mi spingeva a prendere il mio volo per ogni fiammella, per mettervi il doppio ti amo. Io non so come mi sono trovata fuori di me stessa, per girare in mezzo a quelle fiammelle ed imprimere il mio ti amo su ciascuna di esse, ma erano tante che mi sperdevo. Ma una forza suprema mi faceva riprendere l'ordine e il giro del mio ti amo. Onde dopo mi sono trovata in un vasto giardino e con mia grande sorpresa ho trovato la mia regina mamma, la quale avvicinandosi a me mi ha detto: figlia mia, vieni insieme con me a lavorare in questo giardino. Dobbiamo piantarvi dei fiori e frutti celesti divini. È già quasi vuoto e se c'è qualche pianta è terrestre e umana, quindi ci conviene strapparla per fare che questo giardino sia del tutto gradito al mio figlio Gesù. I semi che dobbiamo piantare sono tutte le mie virtù, le mie opere, le mie pene, che contengono il germe del Fiat Voluntas Tua. Non ci fu cosa che io feci che non conteneva questo germe della volontà di Dio. Mi sarei contentata piuttosto di non fare nulla, anziché operare e soffrire senza questo germe. Tutta la mia gloria, la dignità di madre, l'altezza di regina, la supremazia su tutto mi veniva da questo germe. La creazione tutta, tutti gli esseri mi riconoscevano dominante su di loro perché vedevano in me regnante la volontà suprema. Perciò tutto ciò che feci io e tutto ciò che hai fatto tu con questo germe del volere supremo lo uniremo insieme e lo pianteremo in questo giardino. Onde abbiamo fusi insieme i semi che teneva la mia mamma celeste, che erano assai, e i pochi miei che non so come li ho trovati. E abbiamo incominciato a formare le fossette per mettervi il seme. Ma mentre ciò facevamo, dietro le muraglie del giardino, che erano altissime, si sentivano rumori di armi, di cannoni, e si battevano in modo orribile. Sicché siamo state costrette a correre per prestare aiuto. Qui vi giunti si vedevano gente di varie razze, di diversi colori e molte nazioni unite insieme che facevano battaglie e gettavano terrore e spavento. Ma mentre ciò vedevo mi sono trovata in me stessa, ma con tale spavento e poi col dolore di non aver detto neppure una parola alla mia celeste mamma del mio duro stato. Sia sempre benedetta la santissima volontà di Dio e tutto a gloria sua. Bene, oggi Gesù ci ha fatto fare un viaggio profondo, entusiasmante, con il cuore
del fiat divino nel cuore della vita, nella divina volontà, io oserei anche dire della vita della divina volontà. Altre volte durante queste meditazioni abbiamo visto che la divina volontà, per così dire, si potrebbe chiamare il motore dell'amore che costituisce l'essenza di Dio, cioè quella essenza divina, eterna e bellissima che è appunto l'amore, si mette in moto, comincia a circolare dentro la Trinità e fuori dalla Trinità grazie alla volontà, che è il principio operativo di Dio stesso. Luisa dice che stava girando, fondendosi, e voleva trovare quel ti amo supremo che non è soggetto a nessuna interruzione. Quando San Giovanni dice nelle sue lettere che Dio è amore, lo potremmo tranquillamente parafrasare con Dio è questo ti amo supremo che non è soggetto a nessuna interruzione. Questo vuol dire che tutto ciò che Dio è e fa è sempre, anche quando noi non lo vediamo, sempre un atto di amore, un atto di amore voluto o un atto permissivo, cioè che lui conceda di fare a qualche agente secondo, ma sempre, per quanto sta in lui, in vista di un disegno di amore, sempre. È un ti amo non mai interrotto. È un ti amo eterno. È la sorgente del ti amo. Quindi Luisa stava andando a cercare, ecco, questo ti amo supremo per poterlo deporre dovunque e far giungere quindi alla Santissima Trinità l'eco del suo stesso amore eterno attraverso tutte quante le cose creature, tutte quante le cose create, il che è il fine, è il senso dei cosiddetti giri nella Divina Volontà e nelle opere della Divina Volontà. Ecco, a un certo punto, come sempre accade, Luisa dice, momento, ma potrei fare altro, cioè, quindi, perché molte operazioni che si fanno nella Divina Volontà possono dare l'impressione, evidentemente alle anime un po' superficiali, di essere una sorta di perdita di tempo. Attenzione, questa cosa è molto diffusa nella coscienza comune, diciamo così, anche purtroppo di non pochi fedeli. Molti fedeli, per esempio, pensano che pregare fondamentalmente sia tempo perso, per cui non pregano. Con i vari speciosi, ma apparentemente buoni pretesti, dicono no, mica si posso sempre a pregare, qui dobbiamo rimboccarci le maniche, qui ci stanno tante cose da fare, ci sono tante cose buone da fare, da perdere tempo tutto il giorno a con la preghiera, a dire preghiera, preghiera, ne dici una e poi basta, che qui ci abbiamo da fare. È evidente, insomma, no? Che nessuno travisi il senso né di meditazione né di esortazione, no? È chiaro che ciascuno deve operare esattamente nello stato di vita in cui Dio l'ha posto, adempiere i propri doveri, fare tutto il bene possibile, ma tutto questo non è da fare a scapito della preghiera, ma è da fare come prolungamento e come traduzione ininterrotta in atto di una vita profonda di preghiera, la quale non solo che non si oppone alla operatività, ma la rende gradita al cielo. Perché abbiamo l'idolatria del fare oggi molto diffusa,
i faccendieri, anche sacri, quelli che pensano che bisogna fare, organizzare eventi, appuntamenti, progetti, riunioni, sempre in fibrillazione, quindi, ma con un operare assolutamente sterile, perché completamente mosso da volontà umana, che non produce nessun frutto buono. Ora, non soltanto che pregare non è una perdita di tempo, evidentemente, ma ancora di più, girare nel ti amo divino non solo che non è una perdita di tempo, ma è il tempo meglio impiegato che possiamo avere della nostra esistenza. Gesù risponde, senti un po', che cosa, che granché è il ti amo, tu ti sei chiesta? Che cos'è? Che granché sarà sta cosa? E Gesù risponde in maniera assolutamente apodittica e risoluta, secca. Il ti amo è tutto. Quindi è il tutto di Dio, ma è anche il tutto per noi. Ecco perché è così importante dirlo, dirlo bene, dirlo spesso. A Gesù, a Maria, abbiamo sentito chi è la Madonna, colei che non ha avuto neanche un moto interiore dove non fosse deposto il germe del fiat divino di cui lei era ripiena. Allora Gesù spiega, il ti amo è amore anzitutto, venerazione, stima, eroismo, sacrificio e fiducia verso chi è diretto. Fermiamoci un attimo a considerare queste parole. Il ti amo è amore. L'apostola dell'atto di amore, non so quanti la conoscono, Suor Consolata Betrone, spiegava molto bene, con una presentazione pienamente conforme all'antropologia, alla psicologia cattolica, che ogni volta che tu dici con il cuore ti amo a Gesù, a parte che gli arriva questo fatto, questo atto che lui gradisce immensamente, Gesù vede anche un minimo movimento del nostro cuore, questo non dobbiamo mai dubitarlo, ma ogni ti amo che tu dici, di fatto, se detto, ripeto, con il cuore, quindi veramente, insomma, per dirlo, aumenta un pochino il tuo amore verso Gesù, perché le virtù, questa è l'ascetica più classica, insomma, cattolica, crescono con la ripetizione degli atti. Se io non esercito mai una virtù, quella virtù non cresce. Se io faccio degli atti di amore, appunto anche il dire ti amo non è l'unico atto di amore, ma è certamente un atto di amore, ogni atto di amore cresce, accresce il mio amore verso colui verso il quale è fatto. Ecco perché dico tante volte, ho detto anche agli sposi, di dirsi, ma non so, 30 anni che siamo sposati, ancora fa queste cose come i ragazzini. No, fai. È amore, numero uno. Secondo è venerazione. È venerazione, perché noi siamo innamorati di qualcuno che reputiamo bello, grande, importante. Noi amiamo Gesù perché lui è degno di tutto il nostro amore. Poi è stima. La stima è una sfumatura diversa rispetto alla venerazione. La venerazione è dovuta a chi riconosco essere più grande di me. La stima è quel riconoscere la persona buona, brava, degna di considerazione, non solo di venerazione, ma Dio, che purtroppo, come sappiamo, in pochi se lo filano, come si dice nel parlare comune, per molti non ci pensano mai altro che stimarlo. Che stima fanno in molti
come dire, disertori abituali, per esempio, dei sacramenti. Ricordiamo il passo del profeta Isaia, no? Sull'uomo dei dolori, dice: era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. No? Che stima avevano i carnefici di nostro Signore Gesù Cristo, della sua divina persona? Nessuno. Che stima di Gesù uno che si autodispensa ritenendoli inutili per lui dai sacramenti? Zero, no? Quindi capiamo, una persona che dice con il cuore ti amo Gesù non potrà resistere a lungo senza i sacramenti, non gli verrà neanche per l'anticamera del cervello. Ecco perché il ti amo è tutto, perché è vero che la fede non si può ridurre a un sentimentalismo, no? Smielato, cioè ti amo Gesù e qui abbiamo finito. Certamente siamo d'accordo. Però quando il ti amo è detto col cuore, quindi è un atto autentico di espressione di quello che io sento, desidero e voglio, non può non produrre questi effetti. Ancora, il ti amo è eroismo. Se tu una persona la ami sul serio, tu sei capace di compiere qualunque gesto eroico per amore di quella persona. Santa Teresa di Gesù bambino, quando in quei passaggi bellissimi della storia di un'anima stava irrequieta che non trovava la sua vocazione, poi legge l'inno alla carità di San Paolo e trova pace, dice: oh, io mi metterò nel cuore della Chiesa, perché il cuore della Chiesa è l'amore. E dice: se venisse meno l'amore, gli apostoli non evangelizzerebbero e i martiri smetterebbero di versare il sangue. Chi è che al martire fa fare quel gesto eroico di accettare di essere privato, non solo di essere privato della vita, quella è una cosa sì, certamente impegnativa, ma se ti danno una rivolverata in fronte non te ne accorgi nemmeno, no? Ma offrire la vita in sacrificio, quindi insomma, straziato tra tormenti veramente inauditi, che i peggiori adesso, tutto quanto il realismo con cui fanno i film, le serie in TV, insomma, quelle sono cose che fanno ridere in confronto a quello che hanno fatto ai martiri, no? A parte che sono finzione, ma per quanto sembrano realistiche, insomma, che danno veramente delle impressioni forti in chi le vede, per la maestria dell'arte cinematografica, però, insomma, se uno si legge il Martirologio Romano, trova di molto peggio di tutte quante le scene assai violente, insomma, che purtroppo oggi siamo anche un pochino abituati a vedere, no? Chi gli ha fatto fare questo ai martiri? L'amore. L'amore è eroismo, l'amore è sacrificio. Chi è che offre i sacrifici a Gesù? Chi lo ama? Oggi è sabato, non voglio aprire questioni su apparizioni riconosciute o non riconosciute, no? Quindi sappiamo che quando un'apparizione non è riconosciuta, abbiamo la coscienza e il cuore libero, no? Per chi ci crede, ma anche per chi non ci crede, il concetto, anche se l'apparizione non fosse vera, è lo stesso. Tutti sanno, insomma, più o meno, insomma, che a Medjugorje la Madonna chiese il famoso digiuno, chiese e chiede il famoso digiuno 2 volte a settimana, che su questo molti hanno le orecchie chiuse, anche se fanno i devoti di Medjugorje. Ci sono dei messaggi, specialmente quelli là più antichi, dove sono quelli più belli, quelli poco conosciuti, ma sono veramente belli, dove a un certo punto vengono poste delle obiezioni. Una donna dice: mamma mia, però digiuno, sì, però è tanta fatica, però il pane è acqua, non si può fare qualche altra cosa, insomma, perché io mi sento male, mi viene il mal di testa, eccetera, eccetera, no? E la Madonna spiega: guarda che il problema non è il digiuno, il problema è l'amore. Perché chi mi ama,
e vuole farmi contenta, se io le chiedo di fare una cosa, ma pure se svenisse, la farebbe. Fermo restando che, come dicono i maestri di spirito, quando uno ha problemi di salute reali, ma questo anche la Vergine l'avrebbe detto, uso il condizionale per rispetto chiaramente di chi non ci crede e anche della decisione ultima su queste cose che spetta alla Chiesa, quindi la Madonna avrebbe detto che chi è realmente malato, quindi chi non lo regge per problemi fisici, è dispensato evidentemente, no? Come tutti quanti i maestri, i buoni maestri di spirito, perché la salute dobbiamo conservarla nei limiti del possibile fino a quando siamo in questa terra per servire meglio il Signore. Però non succede la fine del mondo con un digiuno fatto due volte alla settimana, che anticamente era prassi normale nella Chiesa, specialmente poi digiuno a pane e acqua, che non è proprio astenersi completamente dai cibi, no? Quindi. Però la Madonna andrà al cuore del problema. Il problema non è il digiuno, il problema è l'amore. Anche Gesù dice: sono un problema i comandamenti di Dio? Dipende. Sono un problema per chi non lo ama il Signore. Ma Gesù dice nel Vangelo: se mi amate e osservate i miei comandamenti, non è soltanto, cioè, noi lo intendiamo, no? Dimostratemi che mi amate osservando i miei comandamenti, ma c'è anche un altro modo di intendere questa frase condizionale, no? Dice: se mi amate, voi i miei comandamenti li osserverete, cioè non osserverete i miei comandamenti se non mi amate, cioè l'amore renderà l'osservanza dei comandamenti gradevole, lieve, dolce, soave, facile, non un incubo o una cosa insomma difficilissima, come io. No. E poi l'amore è fiducia. Noi ci fidiamo di chi amiamo e di chi sappiamo che ci ama. Anzi, ci fidiamo e ci dobbiamo fidare solo delle persone che realmente ci amano e amiamo. Allora anche la fiducia che Gesù sempre chiede, la fiducia e l'abbandono, è figlia dell'amore, no? Come faccio io a stare sempre tranquilla, a non avere paura, a non sconvolgermi di qualunque cosa accada? Perché non ho nessunissimo dubbio che Gesù mi ama, mi protegge, mi preserva e che nulla potrà permettere che mi capiti di realmente male. Che se mi mette davanti una croce, una difficoltà, una tribolazione anche immensa, dirò subito il mio fiat e poi confiderò nell'aiuto del Signore che mi aiuterà a portare questa croce, qualunque volto abbia, qualunque nome essa abbia, di qualunque cosa si tratti. Quindi ecco perché questa piccola parola pesa quanto pesa l'eternità. Gesù spiega: nel ti amo è avvenuta la generazione eterna del Verbo e l'aspirazione eterna dello Spirito Santo, la processione eterna dello Spirito Santo, meglio. Nel ti amo, perché esiste l'universo? Per un atto di amore fuori di sé della Santissima Trinità. Che cos'è stata l'opera della redenzione? Un immenso ti amo detto dalla Santissima Trinità e messo in atto dalla seconda persona, fatto uomo per la nostra salvezza, il perdono dei peccati. E che cos'è la vita nella Divina Volontà? La vita nella Divina Volontà è che tutto questo diventa realtà nella nostra vita. Tutto qui. Si vive di amore, per amore e per amare. Ecco perché Gesù dice: nel ti amo l'anima trova tutto in Dio e Dio trova tutto nell'anima. E quindi ti amo sul tuo labbro, nel tuo cuore, nel volo dei tuoi pensieri, nelle gocce del tuo sangue, nelle vene, nelle gioie, nel cibo che prendi, in tutto. Una delle cose che tante volte ho raccomandato: non ci accostiamo mai, non consumiamo mai un pasto senza accogliere e ricambiare ti amo di Gesù in quello che mangiamo. E poi oggi è sabato, abbiamo questa grande testimonianza del ti amo ininterrotto della Divina Maria, no? Vede questa immagine, Luisa, di queste fiammelle in relazione alla sorgente, immagine abbastanza chiara, no?
Ma la Madonna è stato un incendio, infatti è raffigurata anche nel roveto ardente, tipologicamente nell'Antico Testamento. Roveto che arde ininterrottamente e non si consuma. È stata la vita ardentissima di Maria Santissima, tutta vissuta, tutta tanta spesa. Non c'è stato nulla che lei non fosse amore per il suo Dio e quindi per tutte quante le creature e i figli amatissimi del suo Dio. Ecco perché nell'amore autentico c'è tutto. Ed ecco perché, anzi, qui si tratta dell'amore a Gesù, quindi l'amore di Dio. Ricordiamo sempre che il primo comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Non amerai il prossimo tuo come te stesso, che è il grande comandamento, certamente, ma è il secondo, anche perché non può essere vissuto veramente e pienamente se non da chi vive perfettamente il primo, perché avulso dal primo diventa semplicemente filantropia, solidarismo orizzontale, che certamente porta in sé un bene, d'accordo? Meglio compiere dei gesti filantropici nei confronti del prossimo che ammazzarlo, insomma, questo è ovvio, no? È evidente, ma non è quell'amore perfetto, come dice Gesù, che sa farsi carico dei peccati dell'altro, che sa perdonare, che sa dare veramente la vita, che sa dare non solo qualcosa o qualche bene, ecco, ma tutto nella misura in cui è possibile. Per amore di Dio, anche nei confronti di ciò di cui il prossimo ha bisogno, che le circostanze mi fanno comprendere, essere doveroso per amore sempre di Dio, offrire e dare. Santa Vergine Maria, abbiamo chiuso questa meditazione volgendo il nostro sguardo, ecco, sulle tue virtù, sulle tue opere, sulle tue pene, tutte contenenti il germe del Fiat Voluntas Tua e tutte quante intrise, ecco, dell'amore che è l'essenza e la vita di Dio stesso. Abbiamo citato una tua apparizione, in essa, ecco, dicesti anche: sono bella perché amo, amate e sarete tutti belli come me. Sottointeso la bellezza della tua persona, la figlia diretta di questo amore unico che tu vivesti con l'Altissimo e che proprio per questo essere unico e intensissimo poi trabocca nella tenerezza, nella misericordia, nell'amore infinito che è verso tutte le creature. La via dell'amore è la via più sicura che ci fonde con Dio e con la sua divina volontà. Aiutaci ad entrare pienamente in questo mondo tutto divino, tutto intriso d'amore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.